GFVIP7, Ginevra Lamborghini manda un aereo ad Antonino per il suo compleanno, la frase fa impazzire i fan. Nelle ultime ore, gli animi dei sostenitori di Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalvese si sono riaccesi di ritrovata speranza. Oggi Antonino festeggia il suo 28esimo compleanno nella casa del grande fratello VIP7. Per l'occasione, a scoccare della mezzanotte, gli inquilini del loft di Cinecittà hanno festeggiato l'Airstylist. La festa, come noto, è poi sfociata in un'accesa discussione tra Antonella Fiordelisi e il resto della casa. Lo stesso Antonino si è reso protagonista di uno spiacevole episodio con Luca Onestini. Trascorsa la notte infuocata, il nuovo giorno è iniziato con un clima ben diverso per l'ex di Belen Rodriguez, che ha ricevuto due aerei. Il primo a volare sul giardino di Cinecittà è stato quello dei Gin Tonic. I fan della coppia, mai, formata da Antonino e l'ex concorrente Ginevra. Il festeggiato, uscito in giardino ancora assonnato, ha ringraziato i suoi sostenitori. Il secondo aereo ricevuto da Antonino, è stato inviato proprio da Ginevra, suscitando nel parrucchiere un sorriso eloquente. Lo striscione conteneva il messaggio. Leggendolo, Spinalvese non ha proferito parola, limitandosi ad osservare l'aereo che sorvolava la casa. L'episodio ha inevitabilmente generato l'entusiasmo dei Gin Tonic, che non hanno mai smesso di sperare nell'eventualità che i due possano fidanzarsi. Di certo, sembrerebbe un messaggio chiaro quello di Ginevra, che l'ereditiera abbia finalmente confessato di essere interessata ad Antonino.